Giuseppe Conte, che questa mattina è nostro ospite. Presidente, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Le chiedo come prima battuta se c'è qualcosa che le manca degli anni a Palazzo Chigi, qual è quella che le manca di più? No, guardi, dire che sono uscito, lo ricorderete, da Chigi col sorriso, quindi sinceramente senza nessun rimpianto, insomma, abbiamo lavorato tantissimo ma non abbiamo rimpianti, solo che adesso devo constatare che la situazione in cui versa il Paese con questo nuovo governo è veramente drammatica. Vedere che i 209 miliardi del PNRR rischiano di andare sprecati, vedere un governo che dopo tutto quello che abbiamo fatto per favorire il processo dei pagamenti digitali senza penalizzare chi usa il contante, vi ricordate col cashback, abbiamo fatto fare anche alla pubblica amministrazione un passo in avanti incredibile, ecco, vedere poi una Presidente Meloni che dice che è un pizzo di Stato il pagamento delle tasse, ieri si è aggiunto Salvini che ha detto che gli italiani sono ostaggio delle agenzie delle entrate, tutto questo fa male e ci spinge evidentemente a impegnarci ancora di più per cambiare assolutamente passo. Noi stiamo mettendo indietro le lancette dell'orologio, non ce lo possiamo permettere, l'Italia diventerà tra poco, ce lo dice anche Banca Italia, le nuove previsioni, di nuovo torneremo allo zero virgola della crescita, una crescita economica peraltro che, come sta il governo impostando le sue politiche, favorirà ancora di più il divario tra i pochi che hanno tantissimi privilegi, vitalizi, assolutamente norme di favore per evasori e corrotti, e tutto il resto della popolazione che rimarrà sempre più schiacciata in una condizione recessiva o comunque di grande sofferenza e difficoltà. Presidente, la battaglia sul salario minimo, lei è stato da subito, insomma, il primo firmatario di questa proposta che sul filo la maggioranza di fatto ha bloccato presentando un emendamento con queste ragioni che insomma le leggo perché poi mi interessa la sua lettura, cioè la motivazione per cui è stato presentato questo emendamento viene spiegato così da fonti, le famose fonti di governo. Siamo stati costretti a presentare l'emendamento perché le opposizioni non hanno accolto la nostra proposta di una discussione a 360 gradi sulla contrattazione, il welfare aziendale, il lavoro povero da avviare a settembre, preferendo fare propaganda. Il governo preferisce continuare sul fronte lavoro con iniziative come il taglio del cuneo. Risposte adeguate, non strumentali. Come si risponde? Io dico che qui la propaganda la fa il governo, queste fonti sono irricevibili e sono indegne, incivili, perché significa assolutamente fare delle chiacchiere propagandistiche sulla pelle dei lavoratori, soprattutto parlo di giovani e donne, sono milioni sottopagati, questa è un'urgenza assoluta. Noi purtroppo, ecco, forse un rimpianto c'è, non siamo riusciti a far approvare questa norma sul salario minimo, un vecchio cavallo di battaglia per il Movimento 5 Stelle durante il mio governo, perché abbiamo portato tante altre riforme, ma su questo non c'è stato mai il necessario consenso in Parlamento, né nel Conte 1 né nel Conte 2. Finalmente questa nostra battaglia ha creato un varco, oggi le opposizioni ci sono, però non c'è il governo, e il governo ha la prima responsabilità di rispondere alle difficoltà del Paese. Questo governo non sta facendo nulla, ha tagliato il reddito di cittadinanza, ha ricavato 2,7 miliardi per poi, riconoscendo che sono famiglie, sono 500.000 che sono assolutamente indigenti, in povertà, introduce che cosa? Introduce una social card a 380 euro. Una volta soltanto, ci fai due volte la spesa e poi queste famiglie che fanno? Come pure chiude adesso gli occhi sui lavoratori sottopagati, sono lavoratori che hanno buste paga da fame, 2, 3, 4 euro lordi l'ora. Cosa risponde il governo? Dobbiamo ragionare sulla contrattazione collettiva, dobbiamo vedere welfare aziendale nel suo complesso, chiacchiere, una presa in giro. Noi al governo non daremo mai tregua sul salario minimo legale, e se adesso si macchieranno di questa grave responsabilità di fronte a questi cittadini, a queste lavoratrici e lavoratori, noi persevereremo, ne faremo un cavallo di battaglia per la campagna elettorale europea, per il futuro del nostro Paese.
Presidente, mentre facevo vedere i dati a proposito del suo ragionamento dei 5 milioni di sottopagati nell'Italia del lavoro povero, basterebbero 2,8 miliardi per portare tutte le retribuzioni a un minimo di 9 euro l'ora, ma il governo ha già deciso da che parte stare. Qualche settimana fa, nell'analisi della CGA di Mestre, il salario minimo viene, come dire, tacciato di essere anche in parte responsabile di più sommerso. Questa analisi come viene letta da lei, Presidente? Guardi, la responsabilità del più sommerso ce l'hanno Meloni e Salvini, che l'uno dice che pagare le tasse è pizzo di Stato e l'altro dice che gli italiani sono ostaggio dell'Agenzia delle Entrate. La responsabilità dell'emersione del sommerso ce l'ha il governo nel momento in cui fa la battaglia in Europa contro l'uso del POS e eleva la soglia del contante. Ce l'ha il governo che ha già varato oltre circa 12 misure di favore per evasori e corrotti. Non diciamo stupidaggini. Il governo non può dire ai lavoratori sottopagati arrangiatevi, no salario minimo legale, e poi reintrodurre i vitalizi. Ma cosa stanno facendo? Stanno consapevolmente costruendo un ampliamento di un disagio sociale che non promette nulla di buono. Dobbiamo assolutamente evitarlo, dobbiamo farli ragionare. Quando ci si assume la responsabilità di governare un paese, di governare la complessità, bisogna vedere i bisogni e lavorare per i bisogni dei cittadini, non per gli amici degli amici che vogliono appalti senza più gare pubbliche, non per favorire le inchieste, per evitare le dimissioni della cricca e attaccare la magistratura che fa il suo dovere. Sul tema della magistratura poi arriviamo, le faccio vedere anche questa analisi, questo titolo, il ritorno dei vitalizi, perché anche questa è una bandiera del Movimento 5 Stelle, stop al taglio retroattivo del beneficio a vita per i senatori eletti prima del 2012. Anche in questo caso, qual è stato il ragionamento del governo secondo lei? Ma guardi, ovviamente c'è un gioco delle parti, no? Perché c'erano alcuni della maggioranza in quel consiglio che ha deliberato i ritorni vitalizi, adesso si rimpallano, è colpa di un partito di maggioranza, hanno dell'altro, noi non volevamo, sì volevamo, eccetera. La verità è che questo, adesso stiamo parlando al Senato, il presidente La Russa verrà da noi ogni giorno incalzato fino a quando non torneremo a togliere i vitalizi, innanzitutto ai condannati per reati gravi, ma anche a tutti gli ex parlamentari e senatori, che è giusto come i cittadini comuni che godano di un trattamento previdenziale commisurato sul piano e legato al meccanismo contributivo e non retributivo che fa ovviamente aumentare a dismisura l'entità del trattamento, della pensione e del vitalizio. Diciamo che i parlamentari, tutte le persone che hanno una responsabilità, devono avere non qualcosa di più dei comuni cittadini, al limite qualcosa di meno. E comunque, ripeto, è assolutamente assurdo che si curi il ritorno dei vitalizi e poi il governo dica noi siamo contro il salario minimo legale. Ce l'hanno in Spagna, Francia, Germania. Ma come si può schiaffeggiare, come si può insultare una platea così ampia di lavoratori, lavoratrici, che portano, si spaccano la schiena dalla mattina alla sera e tornano a casa e non riescono a fare la spesa, neppure non arrivano manco al 10 del mese, perché se continueremo così veramente ci sarà una grossissima difficoltà. Presidente, tema giustizia, insomma da avvocato mi piacerebbe coinvolgerla e avere le sue risposte. Presidente, hai voglia di dire ora che il governo non vuole lo scontro con la magistratura? Secondo lei come mai il tema della giustizia resta prigioniero da anni, decenni, dei soliti vecchi schemi e non riesce, come dire, ad attualizzarsi anche guardando il futuro? Guardi, qualcuno si è illuso che ci fosse una svolta adesso di recente, che si potesse finalmente impostare un discorso nuovo di corretta ripartizione dei poteri tra i grandi, diciamo, agglomerati dello Stato, in particolare l'esecutivo, legislativo e il potere giudiziario. Superata, diciamo così, il conflitto di interessi che faceva capo all'anomalia berlusconiana, in realtà la Meloni consapevolmente ci ha riprecipitato
nell'era della massima conflittualità con la magistratura, ed è una cosa gravissima, perché lei ha fatto proprio, ha dichiarato esplicitamente in conferenza stampa dopo Vilnius, lì a Vilnius, ha dichiarato: io faccio mie e sottoscrivo quella che era uscita, quelle dichiarazioni, quel testo che era uscita come fonte Chigi, in cui accusava la magistratura che sta indagando su Del Mastro, la magistratura che sta indagando sulla Santanchè con una serie di reati veramente gravissimi. E questa magistratura è stata tacciata, accusata di aver avviato queste indagini perché ha aperto la campagna elettorale per le europee. Questo l'ha detto il Presidente del Consiglio dei Ministri. Io sono sobbalzato sulla sedia, da cittadino, da giurista, da politico. È inaccettabile che venga il Presidente del Consiglio a innalzare in modo così plateale e aggressivo la conflittualità contro i magistrati. Questo perché vogliono suggerire, per difendere i propri sodali, la propria cricca, la Presidente Meloni vuole suggerire che la magistratura sta indagando su Del Mastro e su Santanchè perché è ideologizzata. In realtà è proprio il contrario. Sta cercando di ritagliare un regime di assoluta impunità per i propri sodali, i propri compagni di partito. E ha sbagliato anche la Russa, Presidente del Senato, a venire subito a entrare a gamba tesa in una vicenda delicatissima che riguarda le accuse contro il figlio, che sappiamo per violenza sessuale, a mettere le mani avanti e a creare anche lì, si è tentato di creare un regime di impunità per il proprio figlio dicendo: io, oltre che Presidente del Senato, sono un avvocato competente penalista e allora ho già valutato tutto, assolutamente non c'è nulla di penalmente rilevante. Ma stiamo scherzando? Allora, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con il presidente Conte, che abbiamo perso per un istante, a proposito appunto di quanto suggerisce Meloni nelle sue dichiarazioni, che sostanzialmente la magistratura indaghi, e le vicende sono quelle legate, come sapete, a Del Mastro, Santanchè, del figlio di La Russa, proceda secondo ideologia, perché ideologizzata, così dice Meloni, sostanzialmente l'accusa alla magistratura. Allora vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento, se la regia mi dà su questo una mano. Allora, lo stanno ripristinando. Nel frattempo, se volete, io posso mandare le dichiarazioni a proposito di giustizia. Abbiamo una dichiarazione, allora se la regia mi dà una mano. Sì, andiamo a sentirlo. Andiamo a sentire le dichiarazioni sulla giustizia di De Lucia. Allora, sento molte voci. Allora, vediamo se riusciamo a recuperare quella del presidente Conte di voce. Mi dicono di sì. Ecco, presidente, sì, eccoci. Scusi, ho capito che siamo interrotti. Stavo semplicemente dicendo, il presidente Meloni ha alzato quindi questa soglia di conflittualità massima, come i vecchi tempi del centrodestra, contro la magistratura, e lo fa per garantire una zona di impunità, un regime di impunità ai suoi sodali, alla sua cricca, Del Mastro, Santanchè, e quindi fa credere che la magistratura agisca per ragioni ideologiche e addirittura accusa la magistratura di aver aperto la campagna elettorale europea. È gravissimo, è gravissimo. In più aggiungiamo che abbiamo un ministro Nordio che ha un disegno, persegue un disegno sistematico in cui va a smantellare tutti i presidi di legalità e anticorruzione, e da ultimo anche quelli che sono assolutamente fondamentali per contrastare la mafia. Addirittura vuole rimuovere e cancellare il concorso esterno in associazione mafiosa, che è un reato che è stato costruito appunto da Falcone e Borsellino per andare a rischiarare e illuminare dei riflettori giuridici quella zona grigia della connivenza, della corruzione, della complicità, degli affari, della politica con la mafia. Ma stiamo scherzando? Presidente, io vorrei farle un'altra domanda, perché quando ho sentito in aula la Presidente del Consiglio Meloni parlare a proposito di MES e di revisione del patto di stabilità, di una necessaria visione di pacchetto,
Lei è stato molto puntuale nel ricordare come tempo fa questa visione di pacchetto da lei presentata venne tacciata di tafazzismo dalla stessa Meloni. Secondo lei che strategia è quella di portare, come dire, il MES sul tavolo delle contrattazioni europee come, passatemi il termine, non merce di scambio, ma qualcosa che può essere utile per portare a casa altri risultati? Che tipo di strategia è, secondo lei? Guardi, quando la Presidente Meloni ha parlato in Parlamento, alla Camera, di una logica di pacchetto che vuole perseguire sul MES, dopo che aveva accusato me, che avevo realmente perseguito questa logica di tafazzismo, beh, diciamo la verità, che più che da sorridere mi sono cadute le braccia, perché insomma se fossimo su scherzi a parte sarebbe un conto, ma eravamo in Parlamento con un Presidente del Consiglio che deve andare in Europa a presentare tutto il contrario di tutto, cioè presentarsi con queste contraddizioni veramente è una perdita verticale di credibilità, purtroppo per la Meloni, ma anche purtroppo per il nostro Paese. Allora, sul MES non hanno nessuna idea chiara, vorrebbe ricattare se stessa, perché l'Europa non si fa ricattare dalla Meloni, quindi deve dire a Meloni sul MES se lo vuole ratificare o no, e ancora non ce l'ha detto, non abbiamo capito nulla. Per quanto riguarda il patto di stabilità e crescita, guardate, il patto di stabilità e crescita non è che verrà riattivato fra 5 anni, qualche anno, 1 gennaio 2024. La Meloni ha detto al Paese se lo vuole modificare, come lo vorrebbe modificare? No, non sappiamo nulla. Se verrà applicato così com'è, senza idee chiare, una visione chiara da parte di un governo italiano che si fa valere, che va a testa alta ma non a chiacchiere, che non fa il leone, la leonessa, la Meloni sui social e poi va a Bruxelles e prende, o a Washington, e prende indicazioni e si piega, si fa portare per mano, voi capite che noi ci ritroveremo un patto di stabilità e crescita che strozza ancora una volta la nostra crescita. Tra l'altro ce lo dice Banca Italia, e guardate che Banca Italia, quelle previsioni pessimistiche di revisione al ribasso, quel ritorno all'austerità dello zero virgola, le fa dando per scontato che il PNRR venga applicato, e invece così non è, perché si sta sprecando. Eccole, queste sono le stime di una crescita, crescita a Dio, il titolo è dell'analisi dell'allarme di Banca Italia. Presidente, le faccio l'ultima domanda, mi dice cosa le è dispiaciuto, diciamo così, di più della vicenda a proposito della commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid? La cosa che mi è dispiaciuta di più è che quella dovrebbe essere l'occasione per l'intero Paese, l'intera comunità nazionale, attraverso i rappresentanti del popolo, i parlamentari, per riflettere su cosa non ha funzionato, dove non ha funzionato, perché? Perché siamo arrivati a una sanità così inefficiente, così gestita male a livello regionale? Perché ci sono stati tutti quei tagli del passato? Dovevamo trarre con questa commissione lezioni per il futuro, perché non accada mai più, e invece stanno assolutamente stravolgendo la funzione e lo scopo di questa commissione, hanno stralciato tutti i nostri emendamenti per coinvolgere anche ovviamente la gestione sanitaria regionale. Per la maggior parte la sanità è in mano alle regioni, pensate, l'80% della spesa è nelle regioni, loro non hanno voluto nessun riferimento perché la maggior parte delle regioni sono in mano al centrodestra. Ma noi non volevamo accusare nessuno, volevamo indagare, approfondire e capire. A quel punto lì quindi hanno fatto soltanto un plotone di esecuzione contro Conte e Speranza. Ma sarà un boomerang, perché Conte e Speranza non hanno nulla da nascondere. Conte e Speranza sono entrati nei tribunali, ne sono usciti a testa alta. Conte e Speranza a ogni occasione hanno chiarito perché e per come hanno preso decisioni, anche difficili, a volte anche scomode. Lo abbiamo fatto nell'interesse nazionale, della comunità nazionale. Che cosa abbiamo da nascondere? Quella commissione è un insulto alla sofferenza degli italiani. Presidente, io la ringrazio moltissimo per averci dedicato questa mezz'ora, peraltro nell'ultima puntata di stagione della mia agenda politica. Grazie davvero al Grazie Presidente del Movimento 5 Stelle. Le auguro un'ottima domenica e soprattutto un buon lavoro. Grazie anche a lei, un saluto ai telespettatori.